Io credo profondamente che nella carriera di ogni attore ci sia il film, un film totem per eccellenza. E io credo di aver incontrato il mio film durante le riprese di Porte Aperte, anzi anche prima, quando sono stato chiamato a farlo. Ho cominciato molto presto a fare il mio lavoro, circa intorno ai 15 anni. È uno dei film più importanti della mia vita, parlo dal punto di vista cuore di spettatore. È stato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Credo che quel film rappresenti per me il mito come può rappresentarlo per uno studente di architettura che va al liceo artistico, non so, Pablo Picasso, credo che questo sia il riferimento appropriato. Quindi, da un certo punto di vista, essere chiamato a fare un film con l'attore che consideravo in assoluto l'attore, credo che questo sia un grande regalo degli dèi, un grande regalo dal cielo, perché conosco molti colleghi bravissimi, straordinari, e che ancora il loro film non lo hanno incontrato. Ho avuto, diciamo così, l'onore di condividere il mio tempo con la persona che era stata scatenante all'interno delle mie scelte, quelle di fare l'attore, appunto. Quindi credo che se dovessi disegnarlo graficamente questo percorso, farei un cerchio, tutto sommato. Cioè, io credo di aver chiuso quel cerchio ideale, quel cerchio che riguarda la ricerca artistica, in generale la poesia. Per me è questo che cerco disperatamente alla fine. Quindi da questo punto di vista diciamo che avevo elaborato questa chiusura del cerchio. Parallelamente a questo evento che era importante dal punto di vista emotivo e dal punto di vista artistico, io facevo il mio secondo film con Gianni Amelio, con il quale avevo fatto un film al quale tengo moltissimo, che è Ragazzi di Via Panisperna. E citando quello che mi disse Gianni, mi riferisco a Ragazzi di Via Panisperna prima di incontrarsi, dico, credo di rendere abbastanza bene l'idea del percorso umano che esisteva da prima con Gianni. Noi ci siamo conosciuti in anni veramente giovanili e dicendosi sempre magari quando è che lavoreremo insieme. E questo era accaduto già in un film precedente che era Ragazzi di Via Panisperna. Chiamandomi per quel film, Gianni mi disse: non c'entri nulla, ma vediamo che succede. E quindi, diciamo, Porte Aperte continuava per molti aspetti, continuava questa apertura che c'era stata di lavoro tra il signor Amelio e me, devo dire con risultati straordinari per quello che mi riguarda, sulla compiutezza del mio lavoro. Credo di aver avuto uno dei rapporti più importanti della mia vita. Io lo chiamo, mi è capitato, forse mi ripeto, ma non in questo caso, di dirlo in molte interviste. Esistono diversi tipi di linguaggio tra due persone. Quello che prediligo centralmente nella mia vita è il linguaggio del silenzio, tra virgolette. Credo che con un regista si possano e si debbano condividere intenti, scopi, progetti, perché il film si fa tutti insieme, tutti quanti lavoriamo alla migliore riuscita del film. Quindi in questo senso, come immagine, penserei a una squadra di rugby, non so, sento questa fratellanza e questo rapporto fisico anche che attraversa tutta la realizzazione di un film, che è molto importante per me. Credo che la maggior parte degli attori non facciano altro che spingere il più lontano possibile la morte del proprio fanciullo interiore, non so come dire. Io mi guardo, mi accorgo che sono un uomo un po' più grande di un uomo, che sono padre, che sono i miei 48 anni e quindi che gli anni passano, ma e delle volte mi sorprendo profondamente della mia fanciullezza, di come riesca ancora a vivere come un fanciullo, e questo a volte fa molto male, visto che il mondo esterno invece ti considera un adulto. Con Gianni, durante la lavorazione di questo film, ci sono stati
dei momenti difficili, c'erano delle sequenze, delle scene molto impegnative. Io facevo un triplice omicida condannato a morte, quindi veramente ho vissuto per lungo tempo questa condizione interiore, terrificante, drammatica. Ma ho sempre cercato, come dire, di mantenere il controllo, quel limite sottile che c'è tra l'interpretare un personaggio ed esserlo. Evidentemente il primo giorno di riprese ero nei corridoi della De Paulis ad aspettare, molto eccitato e estremamente turbato dall'incontro con il signor Volonté. Ma ero già turbato anche dall'incontro con Gianni, che era stato altrettanto forte rispetto al personaggio che mi chiamava a fare. E quella mattina il signor Volonté non mi salutò, e non mi salutò per lungo tempo, una cosa che provocò in me, devo dire, un grande dolore, un grande disagio, non riuscivo a capire. E poi credo di aver avuto una delle più grandi lezioni artistiche, e lezioni di profondità, potrei chiamarle così, con il signor Volonté, perché alla fine del film venni chiamato a casa. Appunto alla fine delle riprese del film ricevetti una telefonata di Gian Maria, che mi chiamava a casa e mi aspettava nel viale di casa, e mi abbracciò e mi disse: adesso possiamo diventare amici, nel film eravamo antagonisti, questo non era possibile. E in quell'esatto momento io ho capito quanto il risultato del mio lavoro fosse dovuto per induzione emotiva al suo comportamento nei miei confronti. Avevo un solo vantaggio, che era quello del linguaggio del silenzio, quello del quale parlavo prima, che è il rapporto che io ho avuto nei due film con Gianni, è stato molto potente in questa direzione. A volte io credo che noi viviamo in una società dove si parla molto, ma la comunicazione poi avviene invece a livelli molto superficiali. Io credo che nella densità di certi rapporti, nella loro profondità, sia artistica che emotiva e umana, poi esista la qualità di un rapporto. Insomma, diciamo che la nostra società fa molto rumore per nulla, e io invece credo che quando siamo insieme io e Gianni non facciamo molto rumore dal punto di vista acustico, ma probabilmente facciamo molto rumore dal punto di vista emotivo, cioè per il tipo di rapporto che abbiamo, per il modo in cui forse si guardano le cose, per certe affinità culturali, artistiche ed emotive. Questo mi manca molto, e non è così facile trovarlo nel lavoro, ma era un'informazione che possedevo dall'inizio. Vuoi quella della difficoltà estrema di questo lavoro, e vuoi quella che è la difficoltà quotidiana di ognuno di noi nell'avere rapporti umani, professionali e artistici con gli altri. Quindi diciamo che a tutt'oggi, dopo tanti anni che non ho questo piacere da condividere di nuovo con Gianni, questa diciamo che è anche una nota un po' dolorosa del lavoro. A volte le persone con le quali ameresti lavorare, per dei fatti normali che possono essere una tua non compatibilità con i ruoli, con le scelte successive, si tramutano in assenza, questi rapporti che tu ameresti molto continuare ad averli come presenza forte, emotiva e artistica nel tuo lavoro. Però è un grande piacere poter parlare di questo film in occasione della sua uscita in DVD, che è una cosa che auspicavo da molto tempo, perché credo che questo film abbia qualcosa di molto denso e di molto serio da poter raccontare, e che la visione di questo film incoraggi ognuno di noi a riflettere più profondamente sulla validità, sull'importanza della vita umana, sulla importanza di non cancellarla in qualunque occasione, che quindi i dubbi del giudice, di Francesco, i dubbi del signor Volonté diventino i dubbi di ogni spettatore. Togliere la vita a qualcuno è una responsabilità così enorme, così disumana,
chi è un uomo per poter togliere la vita a un altro uomo. Quindi in questo senso non posso che aderire profondamente alla riflessione del giudice e constatare con amarezza le conseguenze che all'epoca comunque questa riflessione aveva prodotto, visto che oggi vedo lo stesso problema nella nostra società. Vi auguro una buona visione del film, o se l'avete già visto, spero che il film abbia provocato dentro di voi gli stessi dubbi che provoca in ogni cittadino civile della nostra società. Grazie.